collaborazione nata da un'amicizia quasi fraterna tra il presidente del centro Ellen Keller e il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, ha dato vita all'iniziativa di Vetrofania. Un piccolo adesivo da mostrare nei propri esercizi commerciali come simbolo di accoglienza nei confronti delle persone con disabilità sensoriale accompagnati da cani guida. Per quanto sia un diritto riconosciuto da legge, è sembrato importante per i promotori dell'iniziativa diffondere la cultura dell'inclusione dei portatori di disabilità. Cerchiamo di diffondere una sensibilità diversa che riguarda l'accoglienza di non vedenti, ipovedenti negli esercizi commerciali. Dovrebbero essere già tenuti a farlo, però riteniamo, d'accordo con l'Unione Italiana Ciechi, il Centro Ellen Keller, che debba essere promossa una diversa cultura nei confronti di chi ha disabilità sensoriali. In questo senso abbiamo anche avviato un progetto per abbattere nel Palazzo Camerale le barriere architettoniche e sensoriali e quindi renderlo effettivamente accessibile a tutti. È un fatto di civiltà, è un nostro preciso dovere. La Camera di Commercio ha già intrapreso altre piccole iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica, come ad esempio la realizzazione di biglietti da visita scritti in braille e la messa a norma del Palazzo Camerale abbattendo le barriere architettoniche presenti.